C'è il detto che è l'Antartide che comanda, no? C'è l'Antarctique. Ed è vero, eh? Io pensavo che fosse solo una battuta, ma l'ho sperimentato. Al momento ci sono una media di meno 30 di giorno, meno 35, meno 38 di notte. A febbraio inizia la campagna invernale, con temperature un pochino più rigide. Si oscilla attorno ai meno 70, meno 80, poi col vento potremmo arrivare anche a meno 100. Ho 11 anni, guardavo i documentari in televisione e dicevo, ma io un giorno riuscirò a fare una spedizione di questo tipo così grande, così colossale, insomma. Ne ho 43 di anni, però alla fine ce l'ho fatta. Io sono Gabriele Carugati, mi trovo attualmente alla base Concordia in Antartide. Ricopro il ruolo di glaciologo e chimico dell'atmosfera. Da febbraio, quando tutti gli estivi torneranno a casa e rimarremo qua solo in 13, ricoprirò anche il ruolo di station leader, diciamo, con tutta la parte organizzativa. Qui siamo nell'estate australe, praticamente. Diciamo che se fossi in questo momento in Australia probabilmente sarei in spiaggia in costume. In realtà no, siamo in Antartide, c'è cioè ghiaccio dappertutto e al momento ci sono una media di meno 30 di giorno, meno 35, meno 38 di notte, che però in realtà non è una notte, è una notte solo per l'orologio perché il sole non tramonta in questo momento. E il vento fa la sua, diciamo, fa la sua parte, perché quando c'è vento, oggi c'erano 10 nodi, con meno 27 in realtà percepiti erano meno 41. A febbraio inizia la campagna invernale e saremo qua solamente in 13, i cosiddetti invernanti o winter over, con temperature un pochino più rigide. Si oscilla attorno ai meno 70, meno 80, poi col vento potremmo arrivare anche a meno 100. Oltre a occuparci di scienza, dovremo anche mantenere attiva la base, quindi è come una grande casa che va curata, insomma, dalle pulizie alla cucina, insomma, una vita normale, con anche la parte scientifica, ovviamente da mantenere, e la parte casalinga. Sono due torri da tre piani collegate con un corridoio, c'è cioè la torre silenziosa e la torre rumorosa. Nella torre silenziosa ci sono ovviamente le stanze e i laboratori e la torre rumorosa invece è quella dove c'è la nostra sala pranzo, c'è una living room. Ultimamente è stata attrezzata anche con una palestra, una sala svago dove ci si può guardare magari un film. Poi all'esterno invece ci sono tutti i vari container che fungono da magazzino. Fondamentalmente, sia per il cibo, sia per tutta quella parte di attrezzatura di scorta che ci può servire in caso si rompa qualche cosa durante l'inverno, perché tenete presente che da febbraio fino a novembre, quindi per 9 mesi, nessuno se ne va, nessuno può venire e qualsiasi cosa succede la dobbiamo risolvere qui. L'attrezzatura che ci hanno fornito è di primo ordine, per cui ci sono tutta una serie di abbigliamenti, a partire proprio dall'abbigliamento intimo fino all'ultimo strato, che sono studiate apposta per poter resistere a queste temperature. Adesso è facile perché è un po' come andare a sciare a Cortina, nel senso che metti la tua sottotuta, il tuo intimo termico e poi ti infili la tua tutona, una bella sciarpa. L'aria è molto secca, l'umidità si aggira intorno al 10-15%. Se non ti metti qualcosa sulle vie respiratorie, dopo un paio di respiri lo senti. E niente, poi esci a fare il tuo lavoro. In concreto mi occupo di campionamenti di neve superficiale, di neve profonda e di campionamento di polveri sospese nell'aria. Le finalità della ricerca sono quelle di studiare un po' come evolve l'ambiente in Antartide e il vantaggio è che qui non ci sono emissioni antropiche legate all'uomo, all'attività umana, per cui si può andare a definire quello che è un po' il bianco ambientale, cioè quello che naturalmente ci sarebbe in circolo se non ci fosse l'uomo. È presto per dare dei risultati, perché non è tanto una fotografia, è più un film, è in continuo, per cui tutti i dati vengono rielaborati anno con anno, le cartine con l'evoluzione, non so, tipo del buco dell'ozono, piuttosto che di come evolve il clima. Parte dei dati che vengono rielaborati arrivano da qui. Ci sono dei laboratori che sono esterni di base, che sono chiamati shelter, rifugi, dove all'interno ci sono tutte le apparecchiature che servono ad ognuno di noi per fare le proprie misure. E soprattutto d'inverno ci si aiuta a vicenda perché uscire da sole è pericoloso, quindi si esce sempre in due, meglio in tre. Qui la regola è prima di tutto la sicurezza delle persone. Quindi oltre all'abbigliamento che ovviamente ci protegge, però bisogna anche guardarsi in faccia, vedere che si sta bene, che si può lavorare. E poi quando si sente freddo, perché quando sei fuori a meno 70, comunque il freddo, anche se sei coperto bene, lo percepisci, ti rifugi proprio in questi locali esterni, ti riscaldi un attimino e poi riesci e continui a lavorare. Pericoli, diciamo come li intendiamo noi, nel senso che magari ti tira sotto una macchina o ti arriva l'orso, non ci sono. Animali non ce n'è e macchine neanche. Al momento l'animale più vicino è a 1200 km sulla costa ed è il pinguino imperatore. Direi che non è neanche uno di quegli animali un po'
proprio pericolosi, diciamo, in cima alla catena alimentare. Attualmente non ci sono neanche virus e batteri, per cui i rischi sono legati principalmente all'ipotermia, perché a volte non te ne accorgi, senti male all'inizio, poi dopo non senti più dolore, dici ah, ok, mi sono abituato, in realtà è perché sei già nella prima fase di congelamento. Ma tutte queste cose ce le hanno spiegate con i vari corsi, n corsi che abbiamo fatto prima di arrivare qua. È molta teoria, poi quando arrivi la metti in pratica. Abbiamo istituito dei team antincendio, c'è il team medico, c'è il rescue team, dove ognuno di noi ha il suo ruolo in modo tale da essere efficaci e immediati in caso di emergenza. Abbiamo uno chef di tutto rispetto che è già bello organizzato e sa già come trattarci. Tutto quello che tu puoi avere in questo momento nel freezer ce l'avremo anche noi. Adesso poi è anche più facile perché ci sono i collegamenti aerei che portano il fresco, che viene scaricato immediatamente per evitare che congeli, in quella che si chiama traversa, che porta dalla costa fino a noi sia il materiale logistico sia il materiale che invece ci serve per sopravvivere, mangiare, bere, banalmente anche le, non so, coperte o piumini di scorta. Viene programmato tutto per tempo, perché comunque deve durare 9 mesi. C'è una mini centrale termica, come quella che potrebbe essere, non so, quella di un condominio, che produce calore. Il calore poi viene anche riciclato per evitare gli sprechi, così come l'acqua. L'acqua che viene utilizzata per i servizi in generale viene riciclata all'85%. Viene controllato ovviamente con delle analisi chimiche che tra l'altro facciamo noi. Insomma, siamo qua in 13, ognuno con la sua professionalità e ognuno con i suoi compiti. Tra l'altro abbiamo 2 medici, uno ufficiale, diciamo, della campagna, e poi abbiamo anche un medico dell'Agenzia Spaziale Europea per fare degli esperimenti su di noi, che servono per raccogliere dati per migliorare quella che è la qualità della vita nella stazione spaziale orbitante. Questi dati verranno utilizzati insieme a quelli che sono stati raccolti fino adesso negli anni per una possibile stazione su un altro pianeta. Quindi lei si occupa proprio di questo, di raccogliere dati sulle persone, su come si adattano all'isolamento, come si adattano al freddo, al buio, all'interazione interpersonale con sempre le stesse persone. E quindi c'è tutta una raccolta di dati assolutamente interessante che è finalizzata a quello che vi dicevo. Insomma, hanno fatto un grande lavoro di comunicazione, di telecomunicazioni, per cui diciamo che il staccolo si sente per adesso poco. Il fatto di sapere che uno può comunicare, può fare una videochiamata ogni tanto. Tutti i giorni scrivo mio figlio e quasi tutti i giorni riusciamo anche a vederci. Ci sta bene. Lui è, in realtà è stato l'unico con voce in capitolo in questa cosa, in questa avventura. Gli altri, chi sì, chi no, chi sei pazzo, chi oh, grande, però lui era l'unico che aveva veramente voce in capitolo e mi ha detto: ma questo è un tuo sogno che hai da sempre e lo devi fare. Ho 11 anni, che guardavo i documentari in televisione e dicevo: ma io un giorno riuscirò a fare una spedizione di questo tipo, così grande, così colossale, insomma. Ne ho 43 di anni, però alla fine ce l'ho fatta. La spedizione si divide in diversi step. C'è la prima fase dove spedisci il tuo curriculum, poi dopo c'è un colloquio. Se passi il colloquio vai alla visita medica, che è obbligatoria per tutti, sia per i neofiti che per i veterani. Dopo di quello inizia una fase di addestramento, poi prima visita all'Agenzia Spaziale Europea, dove si inizia a fare i test che poi verranno continuati qua. Misurano quello che è lo stato iniziale, così da poter definire quelle che sono eventualmente delle variazioni, delle alterazioni dello stato personale quando siamo qui. Al momento quello che mi manca di più è il giro in moto sul lago, però me lo tengo buono per quando torno, insomma. Di tempo libero ne abbiamo poco, ci sono tante cose da fare. Mi sono portato qualcosa da leggere, mi sono portato qualche film da guardare. Io tendo a pensare positivo, ho messo in conto che ci saranno giorni up, giorni down, e si affrontano come si affrontano nella vita normale. Queste domande te le fanno anche i psicologi prima di partire, però non c'è risposta, è una roba alla quale poi rispondi quando ci sei dentro. Ci saranno 3 mesi che sono effettivamente di buio completo, dove non vedremo proprio neanche l'alba. Ci sarà costellazioni, abbiamo qui una marea di foto appese dappertutto che non vediamo l'ora di vedere, insomma. Dovrebbe essere l'anno con la maggior quantità di venti solari, che sono quelli che generano poi le aurore. Se ci va bene dovremmo vederne parecchie. C'è il detto che è l'Antartide che comanda, no? C'è l'Antarctique, ed è vero, io pensavo che fosse solo una battuta, ma l'ho sperimentato. Avevo da fare un campionamento profondo che prevedeva di star fuori 3-4 ore, abbiamo dovuto rinviarlo giorno per giorno per una settimana, perché l'Antartide non ci permetteva di fare il nostro lavoro.